Giovani e con tanta fantasia sono i ragazzi che hanno partecipato al bando promosso dal Comune per Urban Design e Pavia Makers, due progetti distinti con il medesimo scopo, valorizzare la città attraverso idee innovative. Troviamo allora oggetti che evocano lo skyline di Pavia, come lampade, sottopiatti e portatovaglioli, ma anche portachiavi con una Minerva modello manga e dosatori di riso per non sbagliare mai più le porzioni. Oggetti utili e divertenti accanto a idee per riqualificare la città. Per l'arredo urbano si passa da progetti che prevedono veri e propri salotti all'interno del centro alla sistemazione di alcune zone come lungo Ticino attraverso panchine, giochi d'acqua e il posizionamento di piccole aree verdi. Progettazione quest'ultima che ha vinto il concorso dei designer. È stato modulato secondo le trottatoie tipiche della città, quindi ogni singolo modulo all'interno del nostro tappeto è riscontrabile attraverso le varie pavimentazioni tipiche della città di Pavia. Ogni volta riesce ad adattarsi e ogni volta riesce soprattutto ad avere la possibilità di rispondere alle esigenze per la città stessa. Progetti, i primi trapiazzati, che dalla carta si trasformeranno presto in interventi concreti messi in campo dall'amministrazione. Molto apprezzati tra i cosiddetti maker invece, gli oggetti pensati e realizzati dagli studenti dell'Istituto Volta. E dal primo posto si è classificata un'idea molto semplice e funzionale, un portatovaglioli che rappresenta lo skyline di Pavia. Abbiamo ideato questo progetto con l'idea di portare l'immagine di Pavia all'interno della tavola e di una ricorrenza che comunque ricorre ogni giorno, quella del pranzo e della cena. E così i turisti che vengono a visitare Pavia insieme al ricordo possono portarsi a casa anche una sorta di portatovaglioli che ha un'utilità propria. Ruolo importante per la realizzazione del progetto l'ha avuto Spazio Geco, catalizzatore dell'intero bando, che ha messo a disposizione i propri spazi in Borgo Ticino. Per aiutarli ad andare oltre il disegno puramente estetico o funzionale in una forma basica. Siamo andati alla manufatturabilità dei progetti, allo studio, alla ricerca di mercato.